Oggi con Paolo Bianchini, che insegna storia della pedagogia all'Università di Torino, vedremo assieme notizie e descrizioni riguardanti questa importante opera di pedagogia di Jean-Jacques Rousseau, che è famoso forse più per il contratto sociale, ma anche per questa che appunto si intitola L'Emilio. Ecco Paolo, vogliamo iniziare a spiegare i nostri studenti, perché l'Emilio è un'opera importante sia di storia dell'educazione, ma anche importante in senso lato. Sì, allora intanto buongiorno. L'Emilio segna una tappa fondamentale nella storia dell'educazione occidentale. Non fosse altro perché c'è, e non è sbagliato dirlo, anche se è un po', se si vuole, forse eccessivo, c'è una storia dell'educazione ante Emilio, ante la pubblicazione dell'Emilio, e c'è una storia dell'educazione post Emilio, nel senso che tutti coloro che scrissero di pedagogia dopo Rousseau furono per circa 100 anni costretti a fare i conti con questa opera e quindi a dichiararsi favorevoli, a dichiararsi contrari, a segnare i punti di contatto, i punti di distacco, ecco, da questa opera. Che per questo davvero credo sia giusto considerare come uno dei capisaldi, ecco, della storia dell'educazione. Allora, perché quest'opera è così importante? Potremmo dire anche così riuscita, Tanto che viene ancora ristampata, viene ancora letta, viene ancora citata, non esiste un libro di storia dell'educazione o di pedagogia generale, no? Che non citi l'Emilio Rousseau. Che poi sia stato letto davvero è un altro discorso, ma insomma, È un diciamo. volumone abbastanza cospicuo. Eh sì, perché appunto sono 5 libri, ovvero 5 grossi capitoli, come venivano chiamati allora, 5 libri, nei quali viene raccontata l'educazione di questo allievo immaginario che Rousseau si immagina di chiamare per l'appunto Emilio. Diciamo che del 1762. Sì, e l'anno non è casuale, appunto, come adesso cercherò di spiegarvi. Allora, dove sta l'originalità di questo testo? Ma la prima ragione della sua originalità sta proprio nell'idea stessa di educazione che propone. Nel senso che per educazione, ancora oggi, ma più che mai nel XVIII secolo, si intendeva la trasmissione di valori. Parlare di educazione voleva dire parlare di comportamento, di buon comportamento, no? Ancora oggi, comunemente, quando noi diciamo che un bambino educato, intendiamo che è un bambino che sa stare al suo posto, che sa rispettare le convenzioni, le regole, no, della società. Ma in realtà tra esperti di educazione, noi per educazione intendiamo qualcosa di più delle semplici regole del vivere civile. Intendiamo il poter provare a diventare completamente noi stessi o comunque a permettere al nostro allievo di diventare completamente se stesso e di realizzare quelle che sono le sue potenzialità, soddisfare i suoi bisogni, insomma, colmare le sue lacune. Insomma, devo dire che questa idea, è un'idea che nell'Emilio di Rousseau c'è tutta. E c'è tutta in una chiave che, appunto, per un lettore del XXI secolo può sembrare banale. Oddio, cosa mi dice di nuovo? Certo che l'educazione è questa. Vado ad aprire un qualsiasi dizionario, vado a cercare la definizione di educazione, soprattutto se è un dizionario tecnico, e troverò appunto questa definizione. Ma nel Settecento così non era. Allora, quando Rousseau dice lo scopo del mio libro, lo scopo di questo libro non è formare un buon magistrato, un buon soldato, un buon macellaio, ma è formare un uomo, lui sta dicendo una cosa che nel Settecento è pura utopia, no? Perché? Perché le persone, i giovani, non erano
soprattutto se ricchi, non erano mai liberi di scegliere il proprio destino, non erano liberi di scegliere che studi fare, non erano liberi di scegliere che professione fare, non erano liberi di scegliere chi sposare, no? Dunque dire, io mi immagino che al mio allievo invece lascerò il compito di fare tutte queste scelte, ma che gli insegnerò solo come ci si regola nella vita, come si impara a barcamenarsi tra la buona sorte e la cattiva sorte che nella vita prima o poi arriva, lui sta dicendo una cosa che nel Settecento è pura utopia, nel senso che invece l'educazione era molto coazione. Funzionale. Coazione. Coazione, cioè era ti invito più o meno gentilmente, ti lancio verso una carriera che è quella che io ho in mente per te e che ti porterà a fare un determinato tipo di mestiere. Se nascevi primogenito, tanto la grossa distinzione era se nascevi maschio o se nascevi femmina. Se nascevi maschio, beh, la possibilità di ereditare qualcosa di buono c'era se nascevi per primo, se no ti dovevi accontentare di altre parti. Più eri ricco, più la tua carriera, comunque, che fosse nell'esercito, che fosse nel clero, che fosse nell'amministrazione, però naturalmente poteva essere di alto profilo perché la tua famiglia pagava degli studi e pagava, poi alla fine ti comprava una posizione. No? Nell'Europa di antico regime la persona comprava un titolo. E naturalmente più eri povero e meno questo si poteva verificare. Se poi eri donna, a quel punto il problema serio era che tipo di matrimonio tu potevi permetterti, visto che per sposarsi di certo la caratteristica appunto non era l'amore ma era la dote, quindi più alta era la dote che tu potevi portare, migliore era il partito, no? Come si diceva allora, il livello sociale dell'uomo che potevi ambire a sposare e che naturalmente molto spesso ti era imposto. Allora capite che appunto dire invece io voglio formare uno che sappia stare in piedi in tutte le circostanze e che sia in grado di davvero realizzare la sua umanità, di realizzare ciò che vuole diventare. E come si immaginava Rousseau di insegnare a Emilio questa umanità, questa, di avviarlo alla scoperta di sé? E a che cosa serviva questa scoperta di sé? Beh, allora, come avviarlo attraverso l'esperienza? E anche questo è veramente utopico all'epoca ed è veramente innovativo, nel senso che questo trattato romanzato che è l'Emilio Rousseau si immagina è ispirato profondamente al sensismo. Il sensismo è quella corrente filosofica e come dire, potremmo anche definirla medica in un certo senso, proto-medica, che pensa che le conoscenze umane provengano in prima battuta, soprattutto nella primissima età, dai sensi e che non esistano idee innate che vanno risvegliate attraverso soprattutto lo studio della religione, ma che invece per permettere all'individuo di sviluppare le sue idee, le sue competenze, oggi le chiameremo, non bisogna partire dall'esperimento, dall'esperienza diretta e dal lavoro che direttamente la persona può fare nella vita concreta, soprattutto in tenera età, soprattutto finché si è giovani, quando quindi l'accesso ai pensieri più astratti e più complessi è ancora difficile. Quindi lui dice, io Emilio lo porto in campagna, certo, anche perché l'aria è salubre, sì, ma questo non è tanto il lato importante, lo porto in campagna perché lì avrò l'opportunità di costruire delle situazioni in cui Emilio potrà imparare autonomamente. Quindi l'educazione che si immagina Rousseau per Emilio viene normalmente definita negativa, nel senso che non è un'educazione positiva o impositiva. Rousseau, che immagina di essere il precettore di Emilio, quindi mentore, non dirà a Emilio cosa fare, ma cercherà di farlo ragionare alla luce di ciò che è successo. Quindi se Emilio rompe un vetro, Rousseau non lo sgrida, ma dovendo poi lui dormire al freddo, cercherà di fargli capire il suo errore appunto a partire da quello che è successo. Se lui lo porta in campagna, forse qui c'è un po' il collegamento al secondo dei discorsi sulla disuguaglianza tra gli uomini,
perché c'è questa, diciamo, visione molto critica della, della società. Sì. E infatti questo è l'obiettivo, no? Se, se, appunto, se il metodo può essere l'esperienza, l'obiettivo è quello di una rigenerazione della società. Cioè l'idea è che, passatemi la metafora, ma che Emilio faccia un po' da virus, no? A fronte del fatto che la società nella quale vive Rousseau non lo soddisfa per nulla, una rigenerazione sociale non può che partire dall'educazione. Questo è un grande messaggio. Ma come farla questa educazione? Qui arriva il tema del 1762, una data non casuale. Questa rigenerazione non può che passare attraverso un'educazione che è un'educazione privata, che passa nel rapporto tra maestro e allievo e che non può passare a scuola. Lui, nelle primissime pagine del libro, definisce i collegi istituzioni risibili. I collegi all'epoca erano invece la scuola dell'elite, era la scuola che contava. Chiunque volesse fare una professione importante, quindi poi andare all'università, doveva passare attraverso il collegio. E lui dice no, questo tipo di scuola non va bene. Non penso neanche a riformarla, perché potrebbe servire in uno Stato, ci ritorneremo tra un attimo, in cui ci sono dei cittadini. Ma nella Francia della fine del Settecento non ci sono dei cittadini. Allora io penso di formare un uomo. E l'uomo come lo formo? Nel rapporto diretto tra maestro e allievo. Lo formo attraverso l'esperienza diretta. Secondo la sua idea, Emilio, così formato, un po' in laboratorio se vogliamo, una volta terminato il suo percorso formativo, sarà pronto a tornare in società e a contagiare, davvero in maniera virale, i suoi concittadini, a partire dalla moglie, no? Che appunto gli verrà, offerta, non direi imposta, ma fatta conoscere, e che appunto lui, Rousseau, si immagina di educare, perché ci penserà Emilio all'educazione di sua moglie. Che è suo figlio, sì. E così farà anche con tutti coloro che gli verranno, a contatto con lui. Quindi Emilio in teoria è l'inizio di quella rigenerazione sociale, culturale che Rousseau auspica non solo appunto in questo testo, ma in molti dei suoi testi. Allora, detto che appunto questa chiave utopica fa dell'Emilio un libro molto importante dal punto di vista pedagogico, ci sono altri elementi importanti di questo libro. Il primo l'altro grande ambito, oltre a quello pedagogico in cui va segnalato l'Emilio, è quello politico, nel senso che quando questo libro esce nel 1762 è appena arrivato a compimento il processo ai gesuiti, che vengono accusati da alcuni parlamenti francesi, dove siedono molti giansenisti che sono nemici dei gesuiti, è appena stato condannato all'espulsione. Quindi cosa succede? Che i gesuiti, la Compagnia Gesù, deve abbandonare le sue scuole. Notare che nel 1761, quando viene sancita l'espulsione dei gesuiti, i gesuiti sono non solo in Francia, in tutto il mondo, l'ordine insegnante più importante, da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista qualitativo. In Francia dirigono qualcosa come 110 tra scuole, seminari, enti di formazione vari. Allora, lo Stato francese si trova di fatto di fronte alla situazione, mai successa prima, di dover organizzare delle scuole sostituendo gli insegnanti, i libri, un'operazione complicatissima. E si apre naturalmente un dibattito. Come li sostituiamo questi qua? Va bene, l'abbiamo cacciati, più o meno, insomma, però l'abbiamo cacciati dalle scuole. Bene, adesso le scuole chi le gestisce? E qui appunto si registra tutta una serie di proposte più o meno interessanti. La proposta di Rousseau è scioccante, perché dice no, ma non vanno sostituiti, le scuole vanno chiuse e dobbiamo passare a un altro modello. Perché le scuole vanno chiuse? Lui dice in maniera sibillina questa frase, le scuole vanno chiuse perché in Francia non esistono più le parole patria e cittadino.
E poi dice appunto in maniera veramente quasi infantile, dice: io so il motivo per cui queste parole non possono più essere usate, le parole patria e cittadino, ma non lo voglio dire. Sembra il segreto di Pulcinella, ma perché non lo vuoi dire? Ma non lo vuole dire per due motivi. Il primo è che tutti lo sanno il motivo. Il secondo è che è un motivo molto serio e che lo farà andare nelle grane. Tant'è che lui, senza dire il motivo, in realtà viene perseguito. Sì, anche il libro è stato condannato dal Parlamento francese. Dal Parlamento di Parigi. Allora, è una cosa, come dire, molto seria. Cosa succede? Che il libro viene messo all'indice, cioè tra i libri che i buoni cattolici non dovrebbero leggere, ma questo, voglio dire, alla fine del Settecento un libro di un illuminista, comunque di un pensatore originale, laico, che finisse all'indice era quasi una forma di pubblicità, cioè, non c'è nessun problema, non c'è più l'inquisizione che dà la caccia, insomma, vabbè, viene messo all'indice, anzi, è pubblicità. Ma la condanna più dura, appunto, l'Emilio lo riceve dal Parlamento di Parigi, che manda forte di una lettera de cachet del re di Luigi XV, manda la polizia a cercare l'autore. Rousseau viene preventivamente informato di questa prossima cattura e scappa. In Svizzera. Anche lì, tra l'altro, lui è cittadino di Ginevra, no? Lui è nato a Ginevra, è vissuto a Ginevra e tutta la prima parte della sua vita, va a Ginevra e dice: beh, mi date ospitalità. L'aristocrazia ginevrina, teoricamente è una repubblica, no? In realtà è un'aristocrazia, un'oligarchia. E gli dice: no, ma aspetta, cos'hai scritto lì? Che le parole patria e cittadino non esistono? No, non ti vogliamo neanche noi. E quindi, come comincia questo pellegrinaggio, che appunto poi lo porterà a tornare a Parigi, ma dopo quasi 20 anni, quindi insomma è una roba seria. Immaginate come se oggi Umberto Eco, no, venisse condannato a non poter più stare in Italia per un libro che ha scritto, o come se un grande scrittore americano non potesse risiedere a New York, cioè insomma, Parigi all'epoca è la capitale della cultura planetaria. La pietra dello scandalo è anche un po' questa idea che l'educazione religiosa lui la impartirebbe tra i 15 e i 20 anni, no? Se non ricordo male. Sì. Contrariamente a quello che erano invece le indicazioni, che ha un suo senso, perché dice: quando il giovane Emilio è in grado di comprendere anche, non so, l'idea di trascendente, allora io lo educo al trascendente, ma prima no. Sì, l'idea è che appunto tu non possa spiegare nulla finché non nasce la domanda. Allora, se nell'educazione ante Emilio, comunque nella tradizione educativa cattolica, cristiana in generale, ogni individuo ha in sé l'idea di Dio che va risvegliata attraverso il catechismo, beh, la prima cosa che devo fare è battezzare quel bambino, perché quel bambino ha il peccato originale e se muore, e la probabilità che muoia quel bambino è molto alta nel Settecento, quindi la prima cosa che devo fare è battezzarlo, la seconda, appena può, ammetterlo a quelli che sono, a quella che è la conoscenza dei dogmi e dei principi del cattolicesimo. Ma appunto l'idea è che ci voglia un risveglio di questa idea innata di Dio per riportarlo a Dio e garantirgli la salvezza eterna. L'obiettivo è la salvezza eterna di quell'educazione. L'obiettivo per Rousseau non ha niente di trascendentale, non è metastorico, è un obiettivo storico, che è quello di utopico ma storico, quello di riformare la società. Allora, il suo obiettivo non è quello di salvargli la vita eterna. La prima frase, la prima riga del libro dice questo: tutto è bene ciò che quando esce dalle mani del creatore delle cose. Tutto viene corrotto quando passa nelle mani dell'uomo. Allora, se lui ha un'idea di uomo, non è così pessimista, benché lui sia cristiano, insomma, un po' confuso, perché prima è protestante, poi diventa cattolico, poi sì, tra l'altro qua a Torino si converte. Si converte anche per come dire, fare contento una signora. Certo, infatti ne sa la salunga. Però appunto il suo obiettivo non è quello lì. Allora dice: beh, quando è che il bambino, che ormai sarà un ragazzo, è in grado di comprendere pienamente i contenuti di una religione monoteistica come quella cattolica? Quando entrerà nell'adolescenza. E guardate che la psicologia moderna non ci dice una cosa molto diversa. Cioè, l'astrazione noi arriviamo, insomma, dopo i 12 anni. E lui dice semplicemente quello: quando gli verrà la curiosità, io lo
inizierò alla religione. Molto non... prima di Piaget. Molto prima di Piaget, se vuoi, assolutamente sì. Ma Piaget davvero conferma in larga parte, insomma, quelle che erano osservazioni dei sensisti molto, molto azzeccate. L'istituto si chiamava Jean-Jacques Rousseau. Sì, infatti, lui cresce lì. E dunque, appunto, qui sta, come dire, l'altro grande elemento di interesse, che viene fuori un'idea di uomo e quindi di educando, per dirlo in termini un po' più pedagogici, che è assolutamente originale, assolutamente innovativa nell'Europa del Settecento. Va bene, grazie.